Dodi Gold S.p.A., operatore professionale in oro. Numero verde 800 974 046. www.dodigold.com. Abramia Giuseppe nasce a Tarquinia, necropoli etrusca, il 17 marzo 1965. Figlio di un artigiano e di una casalinga, all'età di 13 anni è apprendista di un orfo del suo paese. Il maestro diventa un punto costante di riferimento per la realizzazione del suo sogno. All'età di 15 anni si trasferisce a Cerveteri, dove dal 1982 al 1985, presso l'Istituto d'Arte Sant'Eligio, seguirà un corso come orfo. Sua finalità primaria è quella di ottimizzare gli insegnamenti del maestro e nel 1988 si reca a Vicenza, dove vi rimarrà fino al 1991 presso la bottega di un artigiano. Nel 1991, rientrato a Cerveteri, apre il suo primo laboratorio orafo. Diventato un vero e proprio artista, dotato di grande estro creativo, si specializza nella lavorazione a cera persa e sbalzo. Si dedica alla produzione di pregevoli gioielli etruschi. Nel 1992 il laboratorio si ingrandisce. Circa 15 giovani, con la stessa voglia di riuscire, operano presso il suo laboratorio. Mette in piedi una vera e propria scuola orafa. Inizia a farsi conoscere. Crea un sito web www.arteorosrl.com, dove sono in tanti a prenotare i suoi gioielli da ogni parte del mondo. Nello stesso anno realizza per il vescovo Diego Bona la corona della Madonna di Ceri, realizzata in oro e diamanti. Papa Wojtyła, amico del Monsignor Bona, volle benedire personalmente l'oggetto sacro, invitando Abramia in Vaticano. Abramia rimase a colloquio con il Santo Padre per oltre un'ora, parlando di arte orafa, di mineralogia, di cui il Papa, con somma e piacevole sorpresa dell'orafo, era appassionato e attento conoscitore. Il pontefice accompagnò personalmente il giovane tra le stanze del Vaticano, facendogli visionare le opere e i gioielli ben custoditi al suo interno. Molte di queste avevano bisogno di piccoli restauri e il Santo Padre incaricò il suo amico orafo, era così che lo chiamava nei loro incontri, nel ripristino di tali opere. La sua consulenza si è protratta fino a qualche anno prima della morte del pontefice. Commosso per la perdita non solo di una figura, ma anche di un caro amico, Abramia preferì non far più visita ai laboratori del Vaticano, completamente cambiati nella politica di gestione, preferendo ricordare ciò che il pontefice gli aveva dato e insegnato. Quelle sarde. Qualche anno più tardi le miniere di Pestarena, dove riesce a chiudere un accordo con la società possidente della concessione mineraria fino al 2050. Si dà inizio alle prime prove di estrazione e trova oro, platino e argento. Oggi tale progetto è in fase conclusionale. Nel 2006 giunge fino a Bamako, capitale del Mali in Africa, dove costituisce una società, la Maligold Sarl. Il suo intento è acquistare oro dalle miniere della zona. Conosciuto il clima di grave disagio in cui vivono le persone del posto, decide che il 5% del suo guadagno sarà devoluto in beneficenza per la costruzione di una struttura sanitaria che possa curare centinaia di bambini malnutriti. Nel 2007 ristruttura la gioielleria in Cerveteri.
nello stesso anno, costituisce una nuova società, la Dodi Gold SRL.